Questa sera, martedì 30 dicembre 2014, il prime time di Rai 1 ci regala la seconda ed ultima puntata della Bella e la Bestia, la mini fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e l'incantevole Blanca Suarez. Il primo episodio si è concluso con il ritorno forzato di Bella in villa. Il racconto riprende proprio da questo punto. Scopriamo allora che cosa ci attende grazie alle nostre puntuali anticipazioni. Nuovamente prigioniera e prostrata al volere di Leon, Bella scivola lentamente ma inesorabilmente in una disperazione che ben presto si trasforma in grave disagio fisico. Ed è proprio la malattia che colpisce la giovane a produrre l'inatteso miracolo. Leon prende finalmente coscienza dei sentimenti che nutre per Bella. Prima fa di tutto per salvarla e poi arriva a promettere a Dio che se la salverà, lui cambierà per sempre. Anche grazie al provvidenziale intervento di Armand, Bella si riprende. Leon è quasi pentito della promessa fatta, ma ormai l'amore che nutre nei confronti della giovane ha preso il sopravvento. Bella decide di sfruttare questa positiva influenza per migliorare le condizioni di vita degli abitanti del villaggio e, supportata da Armand, apre una scuola e una fabbrica di profumi. Leon rompe gli indugi e chiede a Bella di sposarlo. La ragazza, condizionata dalla perfida Helene, ha un attimo di esitazione, ma alla fine accetta la proposta di matrimonio. La giovane lascia il castello con un anello come pegno. Se ritornerà entro una settimana, Leon avrà la conferma che il suo amore è ricambiato. Bella torna a casa e viene riabbracciata dai suoi cari, Maurice, Evelyn e il giovane André, da sempre innamorato di lei. I tre la accolgono come se fosse tornata a nuova vita, ma il loro atteggiamento cambia radicalmente quando scoprono che Bella sta per sposare il principe. Evelyn, divorata dalla gelosia, ruba l'anello di Leon per procurarsi la dote. Per una serie di circostanze sfortunate, l'anello finisce nelle mani di Helene, che lo usa per insinuare nella mente di Leon il dubbio che Bella lo stia tradendo con André. Accecato dalla rabbia, Leon piomba durante i festeggiamenti per le nozze di Evelyn. Vede André ballare insieme a Bella e minaccia di ucciderlo. Subito dopo rompe il fidanzamento e se ne va. Questa tremenda delusione fa sprofondare nella depressione e nella disillusione il principe, e insieme a lui nel baratro ci finisce anche l'intero villaggio. Tutti i progressi fatti insieme a Bella sono stati spazzati via. La fabbrica e la scuola vengono chiuse, i contadini ricominciano ad essere sfruttati anche più di prima. Una situazione insostenibile che scatena la rivolta degli abitanti nei confronti del malvagio oppressore. Bella, che nel frattempo era partita per mare insieme a suo padre e André, non riesce a dimenticare Leon. E quando scopre che una feroce rivolta dei contadini minaccia il castello, decide di ritornare e di schierarsi al fianco dell'amato principe. Ma André la segue sino in villa e, accecato dall'odio, sfida Leon a duello. Helene coglie di sorpresa Bella, la stordisce e la porta via. Fu la spietata cugina ad uccidere la moglie di Leon ed ora ha intenzione di fare lo stesso con Bella. Ma in soccorso di quest'ultima arriva il redivivo Armand, il quale, miracolosamente sopravvissuto all'aggressione di sua figlia, riesce a distrarla quel tanto che basta per permettere a Bella di salvarsi. Helene, vittima delle sue stesse diaboliche trame, precipita dalla finestra e muore. Leon, nel frattempo, combatte con André, ma fa di tutto per non ucciderlo e alla fine prevale. Sconfitto il nemico e uccisa la bestia che tormentava il cuore del principe, finalmente l'amore per Bella trionfa, regalando a questa storia il più romantico dei lieti fine, per la gioia dei due protagonisti, ma anche per tutti gli abitanti del villaggio.